Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio, il numero 70, signori. No, che cazzo ho distrutto? Vabbè, mezza canna da zucchero, vabbè, non fa niente, recuperiamola così a volo, perfetto. Signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, signori, episodio numero 70, ci avviciniamo sempre di più all'episodio 100, cioè bello, bello, signori, in cui andremo ad aggiornare il nostro monumento che salirà sempre di più, forse, si spera. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e soprattutto se avete delle idee per delle costruzioni scrivetemelo nei commenti che vediamo di poterle realizzare. Cosa andiamo a fare oggi, signori? Allora, le pecorelle le abbiamo sistemate e giustamente devono essere nutrite, devono riprodursi e quindi sarà un progetto che prenderà successivamente strada piano piano, piano piano, molto piano, molto piano, signori, ma prenderà anche quello lì strada, però noi le diamo da mangiare in modo tale che si aumentino di numero. Io ho solamente due pezzi di grano, siete tre, quindi signori miei, fate quello che volete, datemi il piccoletto, perfetto, già siamo a quattro pecore, siamo lontani praticamente ancora dagli obiettivi. Allora, nuovo progetto, signori, andiamo a fare la zona degli incantesimi. Prima di realizzare però la zona degli incantesimi, oggi ci concentreremo sull'andare a costruire la zona della Netherrack. Dici, ma non ci vuole niente a fare la Netherrack? Sì, signori, ma noi siamo belli tranquilli che giocherelliamo con calma. Con calma, signori. Qua ci sono i pesci, dovremmo anche andare a recuperare altri pesciolini per aumentare il nostro acquario. Ho visto dove stanno le tartarughe, quindi in un altro video andremo a fare la spedizione delle tartarughe e piano piano porteremo a casa tutto quanto, signori, tutto quanto. Allora, intanto questi semini li buttiamo perché non c'è voglia di far riprodurre i polli perché già stanno diventando troppi. Dove facciamo la zona di incantesimi, signori? La facciamo qua. Questo diciamo che era doveva essere il campo di morte, diciamo, dei golem, ma ce ne sbattiamo altamente di mettere tutti questi fiorellini, lasciamo perdere, tanto i golem non li stiamo ammazzando neanche più di tanto. Quindi questi poi li metteremo da parte. La faremo qui, la zona degli incantesimi, signori. Faremo una prima striscia qui in cui andremo a mettere la Netherrack, che è fondamentalmente quella che ci interessa, anche se ci serve, anche se non sbaglio, ci servono i meloni, ci servono tante cose, ma ce ne sbattiamo altrimenti il pisello, per dirlo in italiano e non in siciliano. Quindi faremo qui la zona di Netherrack e successivamente da questa parte di qua andremo a costruire la zona degli incantesimi. Come la faremo? Non è una più pallida idea, signori. Non è una più pallida idea. Manteniamo questo mood con legno nero, anche se potremmo alternare anche la cacia. Qui il nostro amichetto è sempre vivo. Sì, un giorno ti troveremo un compagno. Un giorno non si sa quando. Allora, video molto veloce, rapido e indolore. Per il lunedì è sempre pesante per tutti. Qua gli alberi crescono, per fortuna non c'è molto spazio fra la zona del nostro pupazzo di neve e l'albero, però va bene, non ci interessa, non ci interessa, ci interessa relativamente. Cosa ci serve per fare tutto ciò? Allora, intanto ci serve il legno di quercia scuro, pigliamo ne 64 blocchi e siamo tranquilli. Poi ci serve un bel po' di sabbia delle anime, che io qua ne ho solamente due e non mi bastano mai nella vita, però a casa dovrei avere le altre. La sabbia la spostiamo, questi fiorellini li mettiamo di qua e qua abbiamo la verruga del Nether che ci serve per questo progetto. E stoppiti, cioè, direi che per la stoppiti installiamo nel nostro magazzino là sopra. Qui dovremmo anche allargare un pochino per rendere tutto più in sicurezza. Uno dei prossimi episodi, signori, ci concentriamo sull'abbellire, sul sistemare un attimino qui il nostro casa nostra, qui oramai è diventata zona di mucche, però va bene, ce ne faremo una ragione, non lo so perché hanno il loro ritrovo praticamente qui. Ok, questa ce l'abbiamo, non abbiamo altre verrughe, va bene, relativamente ci interessa poco. Intanto, mucca, dove cazzo la vai? Devi stare qua sopra te, a sorvegliare il magazzino. Allora, l'obiettivo è farne due file, più o meno, più o meno. Fare due file di verrughe, non so effettivamente quanto ci arriviamo di là, però va bene. Effettivamente, allora potremmo un attimino facciamo un calcolo. Se noi mettiamo un primo blocco qui, è giusto? Un primo blocco qui, facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6.
Così possiamo fare il bordo pure per chiudere e il bordo pure davanti, mi piace. Mi piace, tanto non mi bastano le verruche che ci abbiamo, non ci bastano mai nella vita. E qui così manteniamo anche il bordo con la quercia scura. Con la quercia scura, quindi facciamo così. Manteniamo lo stesso mood, sì. Manteniamo lo stesso mood di quercia scura, signore. Mi piace comunque la quercia scura, è un blocco che riempie, sì. Sì, giustamente sì. Prendiamo il giro così, perfetto. Ok, ci sta, ci sta. Qua mettiamoci una bella torcina che non fa mai male. Ah, il giorno che faremo la sistemazione dobbiamo sostituire tutto. Non so se neanche se mi basta il ferro per fare tutte queste lanterne, però ci proveremo. Piantiamo le nostre bellissime verrughe che non mi basteranno mai nella vita. Perfetto, me ne mancano tre, ma queste la crescono come niente. Crescono come niente. E mettiamo le basi per la nostra zona degli incantesimi. Come la vogliamo fare? Non ne ho proprio l'idea perché non lo so, sinceramente. Però potremmo cambiare legno e quindi andarlo a fare in alternativa con l'acacia per il sotto, giusto? Poi ci serve un alambicco. Di sicuro, tante casse. Forse io tra l'altro neanche ce l'ho il come si chiama? Non ho abbastanza. Acacia abbiamo solamente 5, però ho questi di qua. Ok, quindi potremmo sfruttare l'acacia. Sì, mi piace. Così alterniamo i colori praticamente. Non abbiamo sempre gli stessi colori che rompono le scatole. Completeremo oggi questo progetto? Assolutamente no, signore. Però qui abbiamo troppa acacia. Sì, troppa acacia e poca betulla. Damose, signori, damose. I cambi di progetto così istantanei ci piacciono. Betulla ne dovremmo avere abbastanza. Sì, guarda quante ne abbiamo. Uno stack da 64 e uno stack da 25. Ci basta. Dobbiamo mettere le basi e poi pensare come portare avanti il progetto, che sinceramente non lo so, non lo so. Di sicuro dobbiamo fare tutto il giro, quindi andiamo a fare tutta la costruzione così. Potremmo mettere tutto il vetro sotto, signori, e quindi fare solo il bordo, mettere tutto il vetro qua, così praticamente si vede il sotto e rendere la cosa particolare ma interessante. Ora, noi ce l'abbiamo abbastanza vetro per poter fare questa cosa. Dobbiamo avere de della sabbia da qualche parte. Riesco a mettere quello? No, ma se non sbaglio me ne manca uno di qua e questo di qua. Ok. Sì, potremmo fare tutta una stanza di vetro praticamente. Ok. E il fatto è che così mi fa questo attacco così. Non mi fa impazzire, sinceramente. Non mi fa impazzire. Di qua conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Aspetta, quanti conto sarebbe? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 e 2. Ok, no, siamo al centro preciso, sì. Quindi potremmo alternare dei blocchi bianchi qui per creare l'effetto come abbiamo fatto per il nostro amico, il passaggio da una zona all'altra. Potremmo fare una cosa di questo genere, mettere questo di qua, così da creare questa sorta di passaggio. È un passaggio carino? No, forse fa anche abbastanza cacare, ma a noi non ci interessa, signore. A noi non ci interessa. Abbiamo fatto il cioccolato bianco col cioccolato nero, va bene. Va bene, va bene. Potremmo effettivamente mettere tutto il vetro qua sotto, l'alambicco al centro e poi fare tutto un giro di casse in cui andiamo a mettere tutti i vari materiali. Ci sta? Sì, ci sta, ci sta. Andiamo a recuperare il vetro, così per esempio abbiamo la stanza sospesa nel vuoto. Tanta roba, tanta roba. Allora, però c'è da capire una cosa. Qui io ho vetro? No, non c'ho. No, sì, ce l'ho il vetro, 55. Che culo, pensavo di non averne. 55, dormiamo. Dormiamo perché ci sta. Bisogna dormire sempre. Io non ricordo se noi abbiamo un alambicco. Dovremmo averlo fregato in qualche villaggio, ma non ricordo. Non ricordo. Però il vetro lo facciamo bianco o lo facciamo colorato, signori? E secondo me potremmo fare una stanza colorata, ma di che colore? Rossa? Effettivamente abbiamo tutti quei fiorellini rossi. Potrebbe essere un'idea.
Così anche da cambiare un attimino il mood, se non fare sempre le stesse cose. Allora, là abbiamo fatto rosso, beh, blu. Sì, dai, facciamolo rosso. I fiorellini li ho abbandonati qua, no? Dimmi di sì, perfetto. Quattro fiorellini, intanto mi bastano per iniziare. Dai, così, quattro, mettili di qua. Questi, mettili di qua, vediamo quanti ce ne vengono. 32. Sì, tanto per fare il pavimento mi bastano sicuro, 32 mi bastano sicuro. Non c'è il piccone con stick touch, ma tanto dobbiamo semplicemente andando a mettere la base a terra. La base a terra. Sti gatti che vanno correndo villaggio villaggio mi danno un fastidio. Allora, damose col vetro, signori. Dai, mi piace. Mi piace, mi piace. Andiamo un'alternativa alle costruzioni, non facciamo sempre tutto uguale. Tutto uguale, dai così, metti anche di là, ok, così abbiamo la stanza sospesa, non mi basta il vetro, dai, non ci credo, ah, non mi basta il vetro, ne servono altri 1, 2, 3 e 4, dai, ganzo, ganzo, mi piace, c'è la stanza sospesa sotto, mi piace, noi abbiamo un centro che se non sbaglio è questo, ok, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mannaggia. Non abbiamo il centro preciso. Non abbiamo il centro preciso. L'arrampicco dovremmo mettere magari qua. Così dietro possiamo fare tutto il giro delle casse. Sì. Allora andiamo a vedere se abbiamo un arrampicco fregato da qualche parte che possiamo piazzare. Vediamo anche se abbiamo dei fiorellini nella cassa dei coloranti. Piano! Stavo volando giù dalla scala. Questa non è una cosa buona. Non è una cosa buona. Allora, mucca, spostati. Allora, lana è qua. Coranti, va, non ce l'abbiamo. Coranti, porca miseria. Con la redstone posso fare il colore rosso, non penso. Mannaggia. Ci ho provato, ci ho provato. Ci ho provato. Non va qua, ma va qua sotto. Metti la redstone qua. L'alambicco ce l'abbiamo, perfetto, quindi la possiamo piazzare. Abbiamo due name tag, questa cosa non è brutta, è molto interessante perché potremmo dare dei nomi a qualcosa, al nostro pupazzo di neve, potremmo dare dei nomi al pupazzo di neve, no, qui non ne ho completamente. Va bene, c'ho però dell'altra sabbia, se non sbaglio, sì, questa la potremmo mettere a cuocere per continuare a sistemare le altre pareti della stanza. Allora, mi servono dei fiorellini rossi. Rapido taglio, signori. Rapido taglio, recupero dei fiorellini rossi che dovrebbero esserci da qualche parte in giro per il mondo. E ci vediamo quando finisco queste ultime due cose, signori. Basta avere un po' di bone meal e un po' di pazienza. I fiorellini rossi spuntano da soli, praticamente. Veloce, rapido e indolore. Non devi andare a cercare in giro per il mondo. Ce l'abbiamo col bone meal ed è la cosa più facile di questo mondo, signori. Va bene, ne ho recuperati solamente due, ma mi bastano per mettere le basi della nostra struttura. Allora, questo mettiamo qua, questo lo mettiamo di qua. Questi semini buttali lì, i fiorellini ce l'abbiamo. Cosa volevo fare? Volevo dare a mangiare alle pecore. No, con due non ci faccio niente, però zio, me ne servono quattro. Infatti, un attimo di resoconto, un attimo di resoconto. Andiamo dalle pecorelle, le mucche mi guardano malissimo, ma non ci interessano niente le mucche. È cresciuta quella? Sì, sono cresciute tutte. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. E già siamo a 6 mucche, a 6 pecore, signori. Già siamo a 6 pecorelle. Buono, buono. Forse non il video di martedì, ma il video di mercoledì già potremo iniziare a dividerle. Non sarebbe male come cosa, anche se effettivamente c'è un attimino da studiarlo, perché se dividiamo già le pecore così significa che vogliamo. Non le possiamo, di sicuro non le possiamo colorare. Quello no, perché sennò ci crescono le pecore con colori diversi e poi abbiamo problemi per dividerle. Però vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Sono tutto scemo. Devo sistemare il vetro, devo colorare il vetro. Invece me ne sono andato direttamente. Se no, abbiamo poche crafting table in giro per la base. Decisamente sì, poche crafting table in giro per la base. Dovremmo un attimino incrementare anche questa situazione. Li facciamo tutti rossi? Ma sì, 16 rossi.
Ora vediamo un attimino perché non so come fare la struttura. Fare una struttura tutta di vetro, vicino all'acquario, già troppe strutture, c'è anche il villaggio, troppe strutture di vetro, la cosa non mi fa impazzire. Ora vediamo. Intanto piazziamo l'alambicco. 1, 2, abbiamo detto la mettiamo qui. Perfetto. Mettiamoci le tre bottigliette d'acqua così già fa la sua figura. Dovremmo avere anche delle casse, se non sbaglio, già in giro qua come si chiama, nel magazzino abbiamo delle casse, se non ricordo male. Sì, già piazziamo le due, che poi dovremmo metterci anche un paio di... A due penso mi bastano. Cioè, abbiamo fatto una struttura un po' pomposa avevamo una qui, ok, e un'altra dove c'è la zona del legno, se non ricordo male, perfetto. Intanto già due così già ce l'abbiamo e le mettiamo lì. Cos'altro volevo metterci? Non mi viene in mente niente. Non mi viene in mente niente. Come la chiuderemo qua la stanza? Sembra che vola, spettacolo. La mettiamo allora. Sicuramente il giro lo faremo di là, quindi metterei una doppia cesta di qua e poi un'altra doppia cesta di qua. Sì, ovviamente potremmo anche chiudere qua con il vetro. Potremmo fare un'altra struttura come quella, della zona, in modo da metterci paletti veloci e essere indolore. Ma si potrebbe anche fare, sapete, però c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah no, l'alambicco è proprio fuori. Siamo completamente fuori. Sbagliato tutto, signori. È sbagliato tutto. Abbiamo completamente sbagliato le misure. Pensavo che questo fosse il blocco centrale. Invece sono 6, 3 e 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, no, dobbiamo modificare tutto. Ottimo, perfetto. Pensavo di aver finito il video. Invece abbiamo fatto una cretinata assurda. Recupera questo, zio. Senza distruggere il vetro, perfetto. Andiamo a recuperare il piccone così, touch, signori. E vedi, quando tu pensi di aver finito, di aver fatto un video pulito e veloce, e invece hai sbagliato completamente tutto. Perfetto, recuperiamo il piccone con Silk Touch, perfetto, mettilo qua. No, con la betulla, sinceramente, non ce le faccio le altre due casse, perché dico, mi serve la betulla, ne abbiamo poca, non c'ho alberelli piantati, e va bene così. A questo punto lo facciamo un giro più piccolo, no? A questo punto facciamo un giro più piccolo, ovvero recuperiamo. Perché non me lo recuperi, bastardo? Ecco, mannaggia a me. Signori miei, ma i progetti non li possiamo completare così in maniera velocemente? No, signori, per questo video noi ci fermiamo qui con la stanza delle pozioni che si vede dall'alto, che è incompleta, è proprio lasciata brutta, ma noi ci fermiamo qui, signori. Domani la completeremo in maniera giusta, tranquillo, un passo dopo l'altro. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!